Guido Polidoro era un giornalista che quando andava allo stadio pagava il biglietto. Lo faceva perché voleva sentirsi libero di scrivere e raccontare, perché era un uomo e un giornalista libero. Caporedattore del quotidiano Il Messaggero, scomparso nel 2000 e maestro per intere generazioni di cronisti, viene ricordato ogni anno dall'Ordine dei giornalisti con il premio Polidoro, giunto alla sua 14ª edizione. Il primo premio di quest'anno è andato a Maurizio Di Fazio per l'articolo Il dolore di quei pazzi del mondo di sotto, pubblicato sull'Espresso Online. Nell'articolo si descrive con grande efficacia espositiva e narrativa la vicenda legata al ritrovamento di migliaia di cartelle cliniche di internati nel manicomio di Teramo nel periodo 1880-1931. Un grande racconto del dolore, al tempo stesso una storia aspra della società italiana, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Il secondo premio è andato a Andrea Rapino, con quelle combine tra Rosburgo e Acerbo che spaccò il fascio. L'articolo pubblicato il 27 settembre 2015 su Il Centro, nella rubrica Cultura e Spettacoli. Si narra la vicenda sportivo-scandalistica riguardante due squadre di calcio abruzzesi che nel 1927 si contendevano la promozione nella serie cadetta. A Paola Rubeo il terzo premio, con il servizio televisivo I Flauti di Toscanini, andati in onda su Antenna 2. Si tratta di un mini documentario sulla nascita dell'Associazione Toscanini, che ha realizzato un'orchestra di flauti composta da tutti gli elementi giovani e giovanissimi. Immagini e testo concorrono in modo pulito ed efficace a descrivere la genesi di una struttura culturale che si sta affermando nel panorama musicale abruzzese e nazionale. Questo servizio è stato l'ultimo lavoro mio e di Gilberto. È stata un'esperienza bella perché abbiamo preso contatto con questa orchestra formata da tutti i giovani. Menzioni speciali sono state assegnate dalla giuria del premio ai giornalisti Fabio Sciarra per un approfondimento speciale sulla seconda edizione del Festival della Montagna 2015 e a Giorgio Dorazio per un articolo su D del quotidiano Repubblica dal titolo C'è un artista nel bosco. Il premio alla carriera è andato a Franco Farias su proposta del presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. Nell'ambito della cerimonia si è parlato di cultura con il convegno sul tema Silone e il giornalismo con Angelo Sabatini, direttore di Tempo Presente, Liliana Biondi, critico letterario, e Antonio Gasbarrini, scrittore.